Sto andando, sto camminando verso Bolgheri, insieme a questi cipressi che, alti e schietti da San Guido verso Bolgheri, vanno in duplice filare. Ed è il mese di settembre, ed è il mese dell'equinozio di autunno. È un momento topico, è un periodo che segna una fine e un inizio, un approdo e un abbrivio. In quel giorno il sole entra in bilancia, segno che evoca la giustizia. Tradizioni iniziatiche associano questo periodo all'ottavo arcano della giustizia e ancora all'ottava lettera dell'alfabeto ebraico, la Ket, la cui origine geroglifica ci indica il recinto sacro. Essa è preceduta da altre due lettere, il Vav e lo Zain, ovvero la scelta e la vittoria. È il momento di entrare nel recinto sacro, in un luogo separato dalla profanità, dove iniziare a giudicare il nostro passato con il saggio maestro, l'errore, che se interpellato potrà svelarci quelli che sono stati i nostri sbagli e come possiamo migliorare, ma soprattutto come scegliere la strada giusta e come vincere la paura del buio che sta per arrivare, del solstizio d'inverno, e come vincere la paura del cambiamento che è simboleggiato dall'equinozio di autunno. Per fare questo è necessario una trasformazione alchemica, ovvero morire e rinascere, un po' come ci insegna il chicco di grano, che se cade in terra e non muore, esso rimane solo; se invece cade in terra e muore, esso produce molto frutto. Ti auguro di trovare il tuo recinto sacro, ti auguro di passare un buon equinozio d'autunno.